Banchi ed altri 1.991, Dorina Bianchi ed altri 1.993, Bruno Bossi ed altri 1.999, Matarrese 1.001 e Rampelli ed altri 1.004 concernenti iniziative per la conclusione dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento del sistema dei trasporti della Regione Calabria. Avverto che dopo la conclusione della discussione sulle linee generali, che ha avuto lu luogo nella seduta di lunedì 21 settembre 2015, sono state presentate le mozioni Bruno Bossio ed altri numero 1.999, Matarrese ed altri numero 1.001 e Rampelli ed altri 1.004 e una nuova formulazione della mozione Parentela ed altri 1.990 che sono già state iscritte all'ordine del giorno. Avverto altresì che in data odierna è stata presentata la mozione Saltamartini ed altri numero 1.005, il relativo testo è in distribuzione. Il rappresentante del Governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni presentate. Grazie Presidente. Ora, la premessa è che il tema delle carenze infrastrutturali della rete dei trasporti viari e ferroviari della Regione Calabria, problema che deve trovare al più presto adeguate soluzioni. E ciò può avvenire attraverso il concorso di tutti per avviare finalmente un'azione coordinata di interventi tali da far diventare la Calabria territorio vitale del Mezzogiorno, un grande bacino di scambio nazionale ed europeo e intercontinentale che attragga investimenti, sia capace di generare posti di lavoro e marginalizzare ogni forma di abuso e di malaffare. Ora, le mozioni presentate, compresa quella di stamane, Saltamartini ed altre, indicano obiettivi che in moltissimi casi sono comuni a tutte le forze politiche, quindi vi è una grande identità in larga parte delle mozioni presentate ed è per questa ragione che con alcuni distinguo, che di seguito elenco, mi accingo a fornire i pareri del Governo. Sulla mozione Occhiuto ed altri 1.00923, parere favorevole a condizione che l'ultimo paragrafo del dispositivo relativo al ponte sullo stretto di Messina venga espunto, poiché trattasi di un intervento che non è presente nell'agenda del Governo e la cui complessità richiederebbe uno specifico approfondimento che può tranquillamente essere rimandato ad altro momento. Mozione 1.00987, Bordo ed altri, Franco Bordo ed altri. Parere favorevole a condizione che il dodicesimo paragrafo delle premesse ed il quarto paragrafo del dispositivo, sempre relativi al ponte sullo stretto di Messina, vengano espunti, poiché trattasi di intervento, come ho già riferito, non presente nell'agenda del Governo e la cui